Ciao cari picciotti, questo è un video risposta a Moreno Tardive. Allora, sono più che altro arpeggi per sintetizzatori da applicare sulle DAW di Ableton per creare musica elettronica. Questo non è proprio corretto. Allora, do una piccola spiegazione di arpeggio. L'arpeggio è una sequenza di suoni, ok? Mentre nella scala abbiamo dei suoni che sono congiunti, per esempio Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, cioè uno dietro l'altro abbiamo la scala di Do maggiore, no? L'arpeggio invece è formato da le note dell'accordo più la nota fondamentale ripetuta all'ottava superiore. Quindi se noi abbiamo la fondamentale che è il Do, poi abbiamo la terza che è il Mi e poi abbiamo la quinta giusta che è il Sol e poi c'è di nuovo la ripetizione della fondamentale. L'arpeggio diventa arpeggio quando noi arpeggiamo, quindi noi suoniamo una nota dietro l'altra. Possiamo anche andare ascendente e discendente, ok? Possiamo farle a due ottave, possiamo farle a tre ottave. Ok, quindi abbiamo capito che parliamo di arpeggio quando abbiamo questi suoni. Nello specifico della mia critica su quel minchia lavoro tutorial di quel ragazzetto lì, cioè questo, come mette la mano lui, vedete che lui suona, vabbè, è una parola grossa, suona, comunque diciamo, ecco, lui suona fa, ripeto fa e non dico due, ci siamo, comunque fa, lui suona fa. Lui fa così, quindi questo non è niente, non c'entra niente con l'arpeggio. E comunque lui prima ascolta il pezzo suonato originale e lui lo ripete con le stesse note. Ma qui di arpeggio non c'è nulla. Per quanto riguarda invece che dici sono sintetizzatori da applicare sulla Do tipo Ableton per creare musica elettronica, ecco, sì, c'è un fondo di verità perché questi programmi che vengono usati per registrare sicuramente sono ottimi e comunque io uso Studio One per registrare i miei arrangiamenti, le mie canzoni, i miei pezzi anche di musica classica. Anzi, qui sul mio canale potete trovare il concerto numero 2 di Rachmaninoff, dove ho registrato sia la parte pianistica ma anche tutta la parte dell'orchestra originale scritta da Rachmaninoff. Quindi sì, è vero, lui usa sicuramente quello che ha registrato, l'originale, usa sicuramente una DAW, che può essere Ableton, o può essere Studio One, o può essere anche Pro Tools, o Cubase anche, ce ne sono tantissime. Ecco, quindi questo è stato un video risposta, vi saluto picciotti e al prossimo minchia lavoro tutorial di YouTube. E spero che questi video che farò potranno un po' aprire la mente e salvare un po' la disciplina per quanto riguarda il mio strumento che è il pianoforte. Ecco. Ciao, alla prossima. Ciao picciotti.